Intanto appunto sulla sicurezza di dei tre Boeing dello stesso modello di quello che è caduto volano in Italia, quindi Pino Finocchiaro ha intervistato Alessio Quaranta che è direttore generale dell'ENAC. Sentiamo. Da parte dell'agenzia europea che certifica questi aeroplani non c'è stata nessuna indicazione di procedere al fermo delle macchine. Devo dire peraltro che dopo l'incidente indonesiano, ammesso e non concesso che poi le cose siano le stesse, perché ovviamente è un po' prematuro per dirlo, ad ogni modo l'unica compagnia italiana che utilizza questi aeroplani, che è l'Air Italy, ha già adottato tutte le prescrizioni lanciate dal costruttore e approvate dall'ente federale americano, che è l'ente che ha certificato l'aeroplano. Quindi al momento le tre macchine che volano in Italia sono pienamente in regola con le prescrizioni che vengono sia dal costruttore che dall'ente certificatore. Questi due disastri, anche quello che lei ha citato in Indonesia, sostanzialmente avvengono su macchine nuove, in buone condizioni di manutenzione, quindi non sono delle carrette, sono degli aerei che dovrebbero dare il massimo dell'affidabilità. Sono macchine certamente nuovissime, erano entrambe entrate in servizio pochi mesi prima. Devo dire che senza data a disposizione obiettivamente è difficilissimo fare delle valutazioni. Certo è che a una primissima analisi sembrano esserci molte similitudini fra i due eventi. Devo dire che dopo l'evento indonesiano il costruttore ha immediatamente dato delle specifiche comportamentali ai piloti su come bisogna agire di fronte a problemi di questo tipo. È stato aggiornato il manuale dell'aeroplano e sono state date indicazioni su come formare il personale navigante. Ora, dire cosa è successo, ammesso e non successo, questo è lo stesso problema evidentemente, nell'incidente di ieri in questo momento è prematuro obiettivamente. Allora, l'incidente, come dicevamo nei nostri titoli, ha avuto anche delle ripercussioni sul titolo Boeing A1.